Abbiamo un obiettivo. Insieme abbiamo lottato, siamo caduti e ci siamo sempre rialzati. Non è facile, ma non smettiamo mai di sognare nuovi traguardi. E sfidare i nostri limiti. Ci piace accarezzare la vita. E la nostra corsa non finisce mai. Solo così ci sentiamo liberi. Solo così siamo felici. E inseguiamo sempre nuovi obiettivi per andare oltre. Obiettivo 3. Road to Paris 2024. E buongiorno a tutti, quello che avete appena visto è un piccolo primo di Obiettivo 3, Obiettivo 3 è un progetto ideato da Alex Zanardi subito dopo le Olimpiadi di Rio nel 2016 che mira a reclutare, avviare, sostenere concretamente ed economicamente quante più persone disabili ad intraprendere un'attività sportiva. Il titolo stesso rappresenta lo scopo del progetto e cioè all'interno del più vasto numero di, di disabili avviati allo sport, individuarne almeno tre che siano capaci di impegnarsi eh, concretamente in un'attività, in una disciplina sportiva fino a conseguire le qualificazioni alle, alle Paralimpiadi. Il progetto nasce quindi come trade union fra il mondo della disabilità e quello sportivo traducendosi nei fatti in un'azione concreta e di, ehm, eh, di importanza sociale. A, maggio, a cinque anni dalla sua fondazione, avvenuta nel maggio del 2017, Obiettivo 3 ha già reclutato più di 120 atleti e io ne faccio parte dall'inizio, essendo stato uno dei, dei primi cinque atleti selezionati. Ma perché vi parlo di Obiettivo 3 più in generale del, dello sport? Come vedete sono, sono in carrozzina e lo sono dal, dall'aprile del 2012 dopo un incidente. Avevo 31 anni e all'epoca tutto mi sembrava possibile, tutto era nelle, nelle mie mani. Eh, facevo un lavoro che mi piaceva tantissimo, avevo una compagna, uscivo con gli amici, facevo speleologia che per chi non lo sapesse significa che andavo in grotta. Insomma, facevo quello che né più né meno facevano tanti miei coetani e d'improvviso la vita chiaramente mi è, mi è cambiata in un battito di ciglio. Diciamo che mi sono trovato costretto a, a guardare le cose sotto, e non è un eufemismo, sotto una diversa prospettiva. A volte per scherzarci sopra e cercare di spiegare bene la situazione, propongo l'esempio dell'oroscopo. Dell non so se Avete presente quando sui quotidiani, in fondo ad ogni segno zodiacale, troviamo i vari aspetti: amore, salute, lavoro? Beh, diciamo che in quel periodo, dalle quattro stelle che avevo in più o meno tutti gli aspetti, mi sono ritrovato ad averne una, se non addirittura zero. Quindi, di colpo i miei capisaldi, le mie certezze sono, sono evidentemente cambiate, se non addirittura sparite. Molte sono rimaste, fortunatamente, gli amici, la famiglia, però accettare la situazione non è, non è per tutti, neanche per, per chi ti sta, ti sta di fianco. Quindi i primi mesi li ho dovuti dedicare chiaramente a me stesso nel cercare di rendermi il più autonomo il prima possibile. Il tornare a guidare è stato un primo vero, vero passo, perché l'essere liberi è autonomo e autonomi nel decidere dove e quando eh, andare, come dice una famosa pubblicità, non, non apprezzo. Anche l'essere tornati al, al mio precedente lavoro ha aiutato tanto. Quello che mi mancava in quel, in quel momento era tornare a fare un'attività un fisica. Oddio, non che non ne facessi abbastanza in fase di, di riabilitazione, però mi mancava... Quell'attività fisica, intanto da poterla fare insieme ai miei amici come quando eh, volevo, ma poi quell'attività fisica che mi desse quella scarica di adrenaline che non, che non mi facesse pensare ai problemi quotidiani, insomma. E qui è entrato in gioco Obiettivo 3. Grazie ad un amico sono venuto a scoprire del, dell'esistenza del progetto. Ho inviato la mia candidatura e dopo qualche settimana mi sono ritrovato a parlarne con. Con Alex Zanardi. E questo in sintesi è l'esordio del, diciamo, del mio percorso da, da atleta di, di paraciclismo. Per chi non lo sapesse, il paraciclismo è evidentemente la disciplina del ciclismo adattata a persone disabili. Giusto qualche info: i primi prototipi di bici attrezzate risalgono ai primi anni del del XX secolo, mentre le prime bici sono dei, degli anni 60 del, del, del secolo scorso. Il paraciclismo segue le stesse regole del, dell'UCI, che è l'Unione Ciclistica Internazionale, che prevede appunto diverse competizioni adattate alle, alle varie disabilità, o su pista o su, su strada. Eh, le prime competizioni vere e proprie sono nate negli anni Ottanta, mentre nel, 98, nel 1998 vi è stata la prima edizione dei, dei campionati del mondo, e dal 2009 eh, è nata una competizione che si chiama il Giro d'Italia in hand bike, che diciamo, cerca di ripetere quel il Giro d'Italia classico. Per darvi un'idea, le, le gare, a seconda appunto del, del tipo di competizione, variano dall'ora alle, alle due ore, due ore e mezza. E, insomma, fa, fate con le braccia potete immaginare che non, che non, non sono gare agevoli. Quindi ho, ho scoperto, impegnandomi nel, in questo sport, ho scoperto la fatica e l'importanza degli allenamenti perché per fare. Agonismo ad un certo livello senza per questo diventare dei campioni, insomma gli allenamenti variano dai 4 ai 5 allenamenti a settimana, tra palestra e allenamenti condotti in strada, che quando vengono condotti in questo periodo potete immaginare non sono neanche dei, dei più agevoli e dei, dei più comodi. E, quindi sì, eh, ho. Ho subito constatato, però partecipando alle mie prime gare, ho conosciuto nuovi amici, ho conosciuto nuove, nuove realtà, ho ricevuto nuovi stimoli e soprattutto ho potuto constatare un netto miglioramento di quelle che erano le mie condizioni fisiche ma soprattutto psichiche perché è questo che fa lo sport, ci fa star bene e, e soprattutto ci fa staccare dai appunto dai, dai problemi che abbiamo, almeno per qualche ora. Oramai sono dieci anni che sono in carrozzina. Se mi guardo indietro, di strada ne ho fatta. Certo, l'ho fatta in maniera diversa, ma, ma la mia strada l'ho fatta. Ora ho, ho una mia nuova normalità, ho una compagna di cui sono innamoratissimo, gli amici di sempre, e il mio solito lavoro e soprattutto adesso ho una piena consapevolezza di una forza interiore e una conoscenza di me stesso che, che prima forse non, non avevo. Quello che, la mia è una piccola storia di, di rinascita come ce ne sono tante altre a questo mondo. Quello che mi permetto di, di consigliarvi è quando vi imbatterete in momenti difficili o di sconforto, non fermatevi a contemplarli, ma... Guardatevi intorno, tenetevi stretto quanto avete di più importante e cogliete ogni minima opportunità per, per ricominciare, perché un motivo per sorridere ci sarà sempre e sono sicuro che lo ritroverete. E, ora vi lascio a un, a un breve video, che è un piccolo esempio di di quello che è capace di produrre l'adrenalina, che è capace di produrre lo sport, o forse più probabilmente è un, è un saggio di quel briciolo di pazzia che, che si nasconde in ognuno di noi. Siamo, sono alla Maratona di Venezia, è il novembre del 2018, e ho appena fatto 39 chilometri della Maratona e me ne mancano poco più di tre. Eh, ma vi posso assicurare che me ne sono sembrati molti di più. Diciamo, dalla mia posizione, vedevo due cose: le transenne a sinistra e le gondole a destra. Ho deciso opportunamente, credo, di, di stare sulla, sulla sinistra. Ecco, diciamo il fatto che, che oggi sia stato qui a raccontarvi la mia storia significa due cose. La prima è che non sono morto affogato, e la seconda cosa è che quel traguardo l'ho tagliato. Grazie.